Istituto Comprensivo di Carapelle e la professoressa Mennuti Anna Maria, componenti della compagnia teatrale Maria Valtorta di Ortanova. La vita finisce là, dove il sole non batte e un filo spinato la imprigiona per l'eternità. Il fragore perenne di colossali congetti. Ironiche risate di stupidi soldati, lo sguardo vuoto e perso di penosi uomini in divisa, burattini provati dal potere, assassini solo per il suo volere. I soldati comandavano, gli uomini lavoravano. Con il respiro ansante portavano un cudine di ferro pesante, mentre i soldati urlavano con voce tonante, i soldati. La divisa, la fascia e il cappello, gli uomini con il pigiama a righe e il nome parrucchiere. Nel campo circondato di filo spinato, anche la notte, gli uomini guardavano il cielo stellato e unitati. Ai soldati, pari e premiati. Seppure umiliati, straziati, ammazzati dai soldati, dagli uomini il silenzio fa rumore. Riempie di pietà come un cuore. Al colonnello dell'esercito italiano, colonnello Ferrara, del 21esimo reggimento artiglieria, al primo maresciallo Celetti, dell'11esimo genio guastatori. Adesso ci sarà l'intervento. Iniziamo con il sindaco di Ortanova, la dottoressa Calvio. Grazie, prego. Buongiorno a tutti. Allora, una preghiera. Quando parli con me, mi chiami, non dottoressa. Vabbè, io pure sono. Allora, io devo innanzitutto ringraziare le autorità politiche, le autorità civili, le autorità militari e Monsignor Viotti. Hanno onorato con la loro presenza la città di Ortanova e il territorio dei cinque residui. E il secondo grazie, ma non certamente secondo per importanza, va ai bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, delle scuole superiori, ai bambini di Ortanova e di Carapelle tutti, perché siete uno dei motivi principali per cui chi ha ruoli di responsabilità sente che è giusto farlo e trae la forza necessaria per continuare a farlo. Grazie agli insegnanti e grazie ai dirigenti scolastici e grazie a tutti quelli che hanno consentito di realizzare questa giornata che mi piace ricordare come un bagno di solidarietà. Come un bagno di solidarietà e di dignità. Io vi ruberò un minuto perché poi a parlarvi della figura del questore Palatucci sarà chi interverrà dopo di me e lo farà certamente meglio di me. Ecco, mi sono dimenticata però di ringraziare il professor Di Ponzo, che dove sta non lo so, ma che vi interesserà, vi appassionerà con il suo racconto di uno scempio, ma è un racconto ed è uno scempio che è bene che tutti quanti conosciamo, perché ricordare serve per fare in modo che in futuro non accada più quello che è accaduto in passato. Mi piace ricordare soltanto il questore Palatucci, che io non conoscevo e che ho conosciuto soltanto un anno fa, grazie appunto al professor Di Ponzo, gravissimo, visto che non ho 10 anni come molti di quelli che stanno seduti qua. La figura del questore mi è piaciuta moltissimo, perché la sua vita, aspettate che ho un po' di cose in mano, grazie Alfredo, la sua vita si connota, leggevo, per la forte etica della responsabilità. E perché in nome di quella forte etica della responsabilità e del senso di dedizione allo Stato. Bandiera suggestiva della dignità. E quindi lui rappresenta con il suo esempio di vita, grazie a questi principi cardine, etica, responsabilità, solidarietà, senso dell'unione,
senso dello stare insieme, indignazione che si accompagna alla capacità di fare, di proporre, addirittura fino al punto di mettere a rischio la propria vita, beh, quest'uomo. Palatucci ha fatto per noi, per voi, per tutti quanti, per noi perché ci ha dato un esempio da seguire nella nostra attività quotidiana. E bene fa l'Associazione Palatucci a tenere alto questo esempio da seguire, di questo non ringrazieremo mai abbastanza, Monsignor Iotti, e tutta l'associazione e tutti quelli che si spendono tantissimo per farlo. E bisogna proseguire su questo solco, bisogna mantenere l'attenzione sulla memoria, sulle figure come Palatucci, di cui noi ovviamente come Polizia di Stato andiamo fieri. Ma anche mi è piaciuto molto quello che ha detto il Vescovo stamattina, ricordando le tre dimensioni della memoria: il passato, il presente, il futuro. Noi questo, coltivare il nostro passato, tenerlo sempre presente. Grazie ancora. Adesso passo la parola al Monsignor Pietro Iotti, Presidente Emerito Associazione Giovanni Palatucci. Che meraviglia! Deo gracias! Io sono Emiliano e il cardinale Pizzi, era cardinale di Bologna, diceva che veramente, ecco, fa tanto piacere sentire che a capo di questa comunità c'è chi ha questa ricchezza di sentimenti. Deo gracias. E poi la dottoressa, un questore che voi immaginate. Bernardo. Poi anche Spinizzi, e non è qui nascosto, è un altro poliziotto, è un vulcano di idee, sempre in favore di Giovanni Palatucci. Dunque, io però vi dico, dimenticate tutto quello che ho detto, ma ho due fogli qui che rappresentano un evento di cui do notizia per la prima volta in pubblico e che potrebbe cambiare la storia di Giovanni Palatucci. Capite? Sto dicendo una cosa che mi commuove dentro, perché in questi fogli, nel primo foglio c'è il referto di un medico dell'ospedale di Modena che ha visitato il signor Luigi Febraro, è un dipendente del tribunale di Milano. Guarisci il mio rene, te chiedi al signore una grande grazia, perché io ho famiglia, vorrei ancora continuare. E però bisogna entrare in sala operatoria. In memoria Barletta. Già funzionario di polizia che illustrerà la vita del questore giusto Giovanni Palatucci. Grazie. Attività civili, le priorità da proporre nella grande arena dell'uso pubblico della storia, le scelte sulle quali si orientano tutti i sentimenti del passato che attraversano la nostra esistenza collettiva. La caratteristica fondamentale del patto è nel rispetto di ciò che viene pattuito, senza discutere le modalità democratiche, siano esse all'unanimità o a maggioranza con le quali si è arrivati a varare una decisione. Non risulta essenziale
alla vitalità di un patto la condivisibilità totale, soprattutto sulla memoria. C'è stato un periodo nella nostra storia patria durante il quale lo Stato, più che cercare consensi per una Costituzione di memoria, con la Fondazione Anna Frank di Amsterdam, e appunto consta di 78 bandiere. Tra l'altro, un anno c'è questa possibile ribelle a un ordine. Non c'è più possibilità di essere salvati. Perché ho raccontato queste cose? Perché ho chiesto, ho cominciato a parlare di memoria? Perché abbiamo il diritto di memoria? Perché credo che la memoria individuale non appartenga assolutamente all'individuo. La sua storia può essere raccontata, ma la sua memoria è memoria anche mia. Ed è stato questo il tormento della nostra legislazione verso la fine degli anni 90, quando noi siamo riusciti a pensare di adeguarci agli altri popoli. Doveva essere un'altra, doveva avere un'altra data, ed è stata scelta la data del 27 gennaio, il giorno della liberazione. In quella data un mio carissimo amico è stato liberato, ma lui aveva camuffato anche questo nome. Era un italo-greco, era nato a Salonicco, viene appunto, ed è un fascista all'estero. Avevamo insieme questa identità, anch'io, la mia famiglia, eravamo fascisti all'estero, io in Francia, lui in Grecia. Da questo disegno, che apparentemente non c'entra neppure niente con la Shoah, e invece c'entra bene, l'ha detto fra le righe anche il dottore prima. Questi sono i soldati dell'Armata Rossa che entrano nel campo di Auschwitz il 27 gennaio 1945. Entrano nel campo di Auschwitz e scoprono quello che, citando una frase di un film, vedono cose che gli esseri umani non si possono nemmeno immaginare. Cosa vedono? Vedono quello che noi oggi... Concentramento di raccolta ce ne sono stati molti altri, ma in questo unico campo di sterminio in Italia, quando venivano uccisi gli internati, gli ebrei, gli zingari, tutte le persone che erano vittime dell'eccidio nazista, accendevano musica classica e accendevano tutti i motori di tutti i mezzi che avevano sul piazzale per far sì che non si sentisse questa cosa. Bene, allora in questo 27 gennaio, che le date non vengono mai scelte a caso per fortuna, questi soldati russi vedono una cosa che non difficilmente si sarebbero immaginati. Ora, noi siamo qua per ricordare sì il giorno della memoria, ma soprattutto Giovanni Palatucci. Voi lo conoscete bene, devo dire, perché ieri sera con il dottore abbiamo visto i vostri elaborati, e veramente complimenti, ma sinceri e complimenti agli insegnanti, perché ne abbiamo fatte di incontri, ma una preparazione, un entusiasmo come quello di stamani è difficile da incontrare, e il merito va sia ai ragazzi ma soprattutto ai professori, perché se i professori non preparavano questi ragazzi oggi per noi sarebbe stato molto più difficile e quasi una mission impossible, diciamo così. Comunque, mi sto già anche troppo dilungando. Questi, a 30 chilometri, più o meno, anzi un pochino di più, a un centinaio di chilometri da questo campo c'è un altro campo, è il campo di Dachau. È lì, come penso qualcuno saprà, che in una fossa comune... Intanto buongiorno a tutti e grazie per essere tutti quanti qui. Vedo nella penombra, non riesco, ma è come se abbracciassi ciascuno di voi e soprattutto ciascuno dei ragazzi. Per me è abbastanza commovente essere qui, perché io intanto sono un ex commissario di polizia, forse un disobbediente per certi versi, sono anche un ex ufficiale dei carabinieri, se questo può tranquillizzare anche l'altra parte con gli alamari.
Mi sono imbattuto nella figura di Palatucci, nella magia di Palatucci. Nel 1993, era un momento un po' amaro per me, sono stato fatto rientrare dalla Francia dopo aver arrestato Don Michele Zazza, ma è tutto un discorso a parte. Mi sentivo la persona proprio amareggiata. Un mio amico mi portò dei fogli di un libro, dice leggili. Lessi questo libro che si chiamava Addacao per amore, scritto da un professore di questa zona di Avellino, Goffredo Raimo. Palatucci c'ha come questore uno dei questori più terribili dell'epoca, terribili perché era fedele e fidelizzato alla dottrina dell'epoca, la dottrina fascista di Mussolini, del questore Temistocle, questore genovese, il prefetto è Temistocle Testa. Deve cercare di applicare le leggi in un modo o nell'altro e lui trova il sistema e il modo di farlo. Finché con l'8 settembre la situazione precipita, tutti si mettono in salvo, Palatucci potrebbe salvare l'8 settembre, il fascismo è un'esperienza finita. Armistizio. Con l'armistizio tutti si possono mettere in salvo, Palatucci rimane lì. Continua a salvare gli ebrei, gli dicono di mettersi in salvo, lui non si mette in salvo, lavora in un ambiente difficilissimo, ci sono delatori, c'è la milizia fascista, ci sono i tedeschi che nel frattempo hanno occupato Fiume, che è sotto giurisdizione tedesca allora, e lui continua fino all'ultimo, finché un bel giorno suona, bussa qualcuno alla porta ed è la Gestapo. Palatucci viene preso, arrestato, torturato, non parla a Trieste, potrebbe tradire altri e viene mandato a Dachau, dove ha ricordato giustamente Nazareno, muore, non sappiamo dove è Palatucci, non c'è una fossa dove c'è Palatucci, una tomba dove pregare. Palatucci, portato da quelli della Sonderkommanden che portano i cadaveri, e in una fossa comune sulla collina di Leiterberg. Ma chi era Palatucci? E lo dice un ebreo che Palatucci salvò e scrive, dopo essere uscito dai campi di concentramento, siamo nel 1955, lui è sopravvissuto, scrive questa bellissima definizione di Palatucci. Il dottor Palatucci, scrive lui, era, trovo il passo giusto, chi era Giovanni Palatucci, chiede, solo un piccolo commissario di pubblica sicurezza, non aveva la vocazione dell'eroe, ma era un uomo pietoso, pietas, furono i tempi a farne un eroe. Era piuttosto minuto, curato nella persona, d'un colorito pallido, esile, salute cagionevole, amava la vita, gli scherzi, le nostre ragazze. In quel tempo era innamorato di una giovane, vedi combinazione ebrea, per di più di famiglia molto osservante. Era patriota, ma le intemperie... favorì qualche passione, scoperto e torturato dai tedeschi, fu mandato in un campo di sterminio in Germania, non ne tornò. Paolo Sant'Arcangeli, ebreo, storico, scrittore, e nel libro Cattività babilonese di Udine, scritto nel 1954. Però qui si è parlato di Palatucci, il funzionario della Polizia di Stato. Io vorrei dire che ci sono tanti Palatucci, dappertutto nella storia dell'umanità, non si chiameranno Palatucci, si chiameranno Salvo d'Acquisto, non si chiameranno Salvo d'Acquisto, si chiameranno Martin Luther King, non si chiameranno Martin Luther King, si chiameranno Gandhi, si chiameranno Sant'Agostino. Questa è la magia che c'era dentro Palatucci. Che ne
però vorrei dire che è stato un movimento, io vedo qui parecchi dell'esercito. Allora Giovanni Palatucci ha potuto fare questo perché c'era tutto anche una complicità all'interno. Giovanni Palatucci, lo dico ai rappresentanti dell'esercito, e lo scrivono degli storici, ha potuto fare questo perché si era creato il cosiddetto canale Fiumano, dove gli ufficiali della Terza Armata in particolare, dopo che c'era stata l'ordine di dover andare tutti via, continuava a permettere e ad aiutare, io vi darò anche i nomi di alcuni ufficiali che hanno consentito questo. La stessa cosa facevano alcuni dei carabinieri e soprattutto lui lo scrive Palatucci, che era un obbediente. Sapete che cosa obbedisce Palatucci? Perché io ho pianto, perché in queste mie ricerche ho pianto quando la dottoressa Terribili si ricorderà, perché la mia vita nella polizia non è che sia stata molto facile. Allora mandi Palatucci, sono dei falconi, alcuni addirittura si rompeva lo spago che li tratteneva, e ho potuto leggere alcune cose che Palatucci aveva scritto. Allora Palatucci scrive, per esempio, perché nel periodo in cui era lì lui doveva rendere conto al capo della polizia, che si trovava a Maderno, al consigliere tedesco che avevano occupato tutto il litorale adriatico, tra cui c'era anche Fiume, c'era Trieste, c'era tutto il Carnaro. E quindi lui scriveva, e scrive una frase di questo genere, che me la ricorda a memoria. Io, scrive con indirizzo congiunto, questore, allora era Cerruti, consigliere germanico Pacinec, si chiamava, io obbedisco alla mia coscienza morale prima ancora che ai miei superiori. A leggere questo c'era qua. Poi nel fascicolo c'è un'altra lettera scritta ai genitori che di lui non avevano notizia, e dice quella frase che il questore ha trovato e che ha letto. Dice: cara mamma, non ti preoccupare. Ma lui è in una situazione tremenda, lo stanno prima o poi per tradire, arrestare, lui se ne rende conto. Io sto bene, ci vogliono fare credere che il cuore sia soltanto un muscolo. Allora io dico, oggi qualcuno di voi sicuramente sarà toccato da questo episodio, da questo messaggio che Palatucci dà, quindi probabilmente continuerà la sua strada in un modo, tenendo presente che ci sono queste persone meravigliose. Io tra noi, e qui attorno, vedo aleggiare, la sento, la figura di Palatucci, che con un tono un po', voi lo vedete qui, aveva un sorriso abbastanza sarcastico, era una persona che piaceva molto, aveva un senso dell'humor, lo so perché sono andato a intervistare degli ebrei che sono stati salvati da lui, quindi ormai sono anzianissimi, una però è ancora a Trieste. E io lo vedo qui e dice, probabilmente chiede a tutti quanti con una... Avete visto? Avevo proprio ragione. Il cuore non è soltanto un muscolo. Grazie. Grazie a voi, grazie ancora. Adesso vedo che parecchi bambini purtroppo sono andati via, non perché volevano...